Salve, dottor Bencivenga, sono una giovane mamma di due bambini che ogni estate, passata al mare, si trova ad affrontare i continui mal d'orecchi dei suoi piccoli e anche quelli di suo marito. Mi piacerebbe saperne un po' di più a proposito di questi mal d'orecchi estivi ricorrenti. La ringrazio della sua disponibilità. Salve, sono il collaboratore virtuale dell'otorino dottor Luciano Bencivenga. La ringrazio per avermi posto questa domanda, in quanto molte persone lamentano mal d'orecchi ripetuti, specialmente durante l'estate. Durante il periodo estivo, ma anche durante gli altri mesi dell'anno, a causa del caldo, di docce frequenti con residui di sapone nelle orecchie, in persone che sudano molto, che frequentano piscine estive ed invernali, che passano molto tempo in mare, che svolgono attività acquatiche di ogni tipo in qualsiasi periodo dell'anno e situazione, che svolgono attività subacquee, bagni prolungati in piscine residenziali, tuffi e naturalmente molto altro, che usano auricolari MP3, tappi per le orecchie di vario tipo, che abusano dei bastoncini cotonati o che adoperano vari espedienti per cercare di rimuovere il cerume, come coni e perette, che sono affette da prurito alle orecchie in seguito a dermatosi del canale uditivo esterno, che portano quindi il paziente a grattarsi le orecchie con oggetti di vario tipo, a volte ferendosi, oppure naturalmente in persone predisposte, possono favorire l'insorgenza di dolorosissime otiti e funghi del canale uditivo esterno. Come abbiamo già detto, l'otorino moderno per visitare le orecchie usa apparecchiature all'avanguardia, come la videootoscopia e non vecchi e superati strumenti. Per completezza, vi mostro come si presenta un condotto uditivo esterno normale ed una membrana del timpano perfettamente normale. Le dermatosi del canale uditivo esterno, come eczemi cosiddetti secchi, come in questo caso, e le dermatiti seborroiche, come in questi ultimi due casi, sono cause predisponenti all'insorgenza di dolorosissime otiti esterne e funghi sempre del canale uditivo esterno. Qui vediamo come si presentano alla videootoscopia otiti esterne diffuse e circoscritte dove il canale uditivo esterno è completamente chiuso, tanto da impedire la visione della membrana del timpano. In questi ultimi tre casi possiamo osservare come si possono presentare alcune forme di funghi o micosi dell'orecchio, che in genere sono molto fastidiose e pruriginose, le quali si possono complicare con una superinfezione batterica diventando otiti esterne micotiche. È necessario ribadire ancora il concetto che le orecchie non sono in grado di sopportare a lungo umidità e traumatismi di vario genere e che un brutto mal d'orecchi può rovinare le vacanze. Pertanto, cercate di non curarvi da soli oppure in farmacia con i consigli della nonna, del vicino di casa o con cure sommarie date per telefono. E ricordatevi che chi visita, cura ed opera le orecchie è solo l'otorino. Speriamo che questo video vi sia stato utile. Vi invitiamo a visionare gli altri video del blog Otorino Ostia La Dispoli su YouTube, dove troverete sempre notizie utili riguardanti le patologie più comuni in otorinolaringoiatria. Arrivederci ai prossimi video!